Per progredire, l'impero ha bisogno di enormi quantità di minerali e metalli. L'esercito richiede migliaia di tonnellate di ferro, piombo e altri metalli per la fabbricazione di armi e macchinari bellici. Per mantenere il benessere e il lusso cari ai romani, occorrono, non solo per le opere pubbliche, grandi quantità di pietra, piombo, marmo, cinabro e pietre preziose. Lo Stato usa argento, stagno, rame e oro per coniare denaro. Per far fronte all'enorme richiesta, la potente ingegneria romana si mette al servizio dello sfruttamento delle risorse minerarie. Sappiamo pochissimo dell'antica attività estrattiva, di quella romana in particolare. Solo in tempi recenti sono stati avviati studi piuttosto accurati in siti archeologici conosciuti. Per fortuna, negli ultimi anni, alcuni studiosi e specialisti hanno fatto progressi eccezionali e davvero ammirevoli. Malgrado gli enormi dubbi che ancora oggi permangono, quello che siamo riusciti ad apprendere finora offre un'immagine dell'attività mineraria romana che non avremmo mai immaginato. Per scoprire quanti sforzi e quanto ingegno abbia impiegato Roma, faremo un viaggio appassionante attraverso alcuni dei giacimenti minerari più spettacolari, tutti situati nella penisola iberica, il territorio più ricco di minerali dell'impero. Partiremo dalla miniera d'oro romana di Filiel, nel piccolo comune di Lucillo, nella provincia di León, Spagna settentrionale. Questo è il fiume Duerna, più che altro è un torrente lungo solo 54 chilometri. Ma i romani vi trovarono concentrazioni di oro rilevanti. L'oro si trova nei sedimenti fluviali sotto forma di minuscole particelle appena visibili. Separarle dal resto dei materiali è veramente difficile. Ma sfruttando l'alta densità e l'elevato peso dell'oro, i romani escogitarono un metodo per estrarlo. Un metodo facilmente applicabile su larga scala, al fine di industrializzare il processo e gestire molte tonnellate di materiale. La conseguente espansione degli scavi fu tale da lasciare enormi tracce sul territorio. Lo studio di queste tracce fornisce un quadro piuttosto chiaro di come funzionassero queste operazioni. Da questi grandi depositi di sedimenti veniva estratto l'oro. In origine erano molto più grandi. Numerosi canali portavano grandi quantità di acqua fino a qui. Possiamo ancora vedere i solchi scavati appositamente. L'acqua, con i sedimenti che trascinava, veniva convogliata verso questi avvallamenti, all'interno dei quali si trovavano i canali di lavaggio. A monte di questi canali, le rocce più grandi venivano rimosse manualmente e depositate su un lato, formando grossi cumuli. Questi cumuli oggi sono chiamati murias e sono tra i resti più caratteristici dei siti minerari romani di questo tipo. Rimosse le grandi rocce, l'acqua avanzava lungo il canale di lavaggio, dove rami intrecciati e altri ostacoli
intrappolavano le particelle d'oro più grosse. Poi, pelli di animali imprigionavano le particelle più sottili. L'acqua, insieme al materiale di scarto, veniva convogliata verso valle per finire nel fiume. L'accumulo di materiali di scarto, alla fine dei canali di lavaggio, è un'altra delle grandi caratteristiche tracce lasciate da questo tipo di operazioni minerarie. Il processo era continuo ed enormemente efficiente. Man mano che i grandi depositi si esaurivano, i canali di lavaggio venivano ampliati o spostati. Parallelamente ad essi, si ingrandivano le murias, i grandi accumuli di pietre, nonché gli ammassi di detriti ai lati e alla fine dei canali. Ecco spiegato l'odierno aspetto dell'antico sito di estrazione, che occupava più di 20 chilometri. L'oro si accumulò in filoni incastonati nell'Ardesia e nella quarzite in conseguenza di complessi fenomeni geologici. Quando alcuni fiumi attraversano uno di questi filoni, si caricano dell'oro erodendo il terreno in cui scorrono. È logico pensare che l'acqua del fiume attraversi una parte del filone e che dunque nei filoni non ancora erosi ci sia molto più oro. La cosa più intelligente, quindi, era individuare e sfruttare questi filoni. Spostiamoci nella città portoghese di Valongo, vicina alla famosa Porto. Siamo nella Sierra de Pias, a sud-est della città di Valongo. In questa gola scorre il fiume Ferreira, dove i romani effettuarono meticolose prospezioni e trovarono una concentrazione di sedimenti ricchi d'oro. Si trattava di un deposito di sedimenti lungo circa 300 metri e largo 100. 450.000 tonnellate di terra aurifera. Per poter spostare i sedimenti e lavarli, gli ingegneri romani decisero di utilizzare l'acqua dello stesso fiume. Per farlo, calcolarono il livello ideale per l'arrivo dell'acqua e tracciarono una linea di canale che li portò vari chilometri a monte del sito di lavaggio. Del canale si conserva buona parte, e da qui si vede perfettamente. Stiamo passando per l'alveo del canale quasi distrutto. Durante la sua costruzione, gli operai attraversarono vari filoni di quarzo con alto contenuto d'oro. In origine questi filoni non presentavano divisioni. Fu il fiume a separarli nello scavare la gola. Proseguivano sul margine opposto e furono sfruttati anch'essi. Doveva trattarsi di filoni ricchi e talmente vasti che si decise di passare all'estrazione a cielo aperto. Furono quindi spostate colossali quantità di materiale. Gli enormi buchi che vediamo nella montagna sono indicativi. I sentieri presentano moltissimi scavi e fosse minerarie di origine romana che gli escursionisti osservano con curiosità, benché non si capisca come si siano creati. C'è una regola molto importante e ben nota per chi pratica escursionismo in generale. Si raccomanda caldamente di non abbandonare i sentieri segnalati.
Qui è ancora più importante perché tra la vegetazione si celano centinaia di pericolosi pozzi. Alcuni, come questo, arrivano a 80 metri di profondità. Diversi pozzi sono coperti da una lastra o contrassegnati, ma per la maggior parte sono scoperti e sono un enorme pericolo per chi non utilizza i percorsi segnalati. Oltre ai pozzi c'è una gran quantità di gallerie. Molte di queste erano lunghe centinaia di metri, portavano a grandi buche d'estrazione. In esse possiamo apprezzare gli intagli che un tempo reggevano le impalcature e le strutture in legno che bisognava costruire per poter poi scavare l'interno delle montagne. Pozzi e gallerie si uniscono in quella che, malgrado l'aspetto labirintico, è una struttura perfettamente organizzata. Un'immensa rete di chilometri che oggi è oggetto di ricerca ed esplorazione e di cui ancora non conosciamo le reali dimensioni, perché la maggior parte dei pozzi e delle gallerie è ancora in attesa di essere esplorata. Questa indagine è un'avventura entusiasmante appena iniziata e non sappiamo quando finirà. Dato che col tempo molte delle gallerie di drenaggio si sono intasate e hanno smesso di funzionare, da una certa profondità in poi i pozzi e le gallerie sono allagati. E questo ci impedisce di scoprire fino a che profondità arrivino e fino a dove si estendano. Per esplorare i pozzi e le gallerie bisognerebbe drenare le acque, come fecero i tecnici romani quasi 2000 anni fa per poterli costruire. Il colossale complesso minerario di Valongo è costituito da centinaia di pozzi e chilometri di gallerie che si estendono lungo un territorio di 50 milioni di metri quadrati, l'equivalente di 5.000 campi da calcio. Fa impressione pensare a quanta manodopera si dovette impiegare per scavare a mano tutto quello che vediamo e per rimuovere e spostare milioni di tonnellate di materiale. Il materiale estratto dal terreno non poteva essere trattato come i sedimenti fluviali e richiedeva vari processi prima di poter essere lavato, quindi si esigeva più lavoro. Per capire in cosa consistessero questi processi, ci spostiamo a un centinaio di chilometri a nord-est di Valongo, fino a Tres Minas, nel comune di Villa Pouca de Aguiar. Tres Minas è un luogo estremamente remoto che risente del fenomeno generale dello spopolamento rurale. La sua densità di popolazione non supera i 10 abitanti per chilometro quadrato. Tuttavia, qui si trova uno dei più importanti siti minerari dell'antichità, il quale sta iniziando ad attirare un gran numero di visitatori. La visita al complesso minerario parte da questo belvedere. Da qui si osserva la cava della Ribeirinha. In ambito minerario, una cava, detta anche scavo, è il buco che si crea quando viene estratto il materiale. È dunque il sito estrattivo vero e proprio. A Tres Minas ci sono tre cave. Una di piccole dimensioni, la cava di Lago Ignos, e due molto più grandi, la cava di Covas e la cava di Ribeirinha. Stando all'interno della cava di Ribeirinha, possiamo farci un'idea della quantità di materiale che fu rimosso da qui.
Lo studio dei resti dei canali che arrivano fino alla sommità ci fa capire che furono impiegate grandi quantità d'acqua per lavare e processare i materiali all'inizio dell'estrazione. Alcuni studiosi fanno notare che forse l'acqua veniva utilizzata anche per aiutare gli operai nelle operazioni di scavo e offrono alcune teorie. Secondo una di queste, su fessure naturali scelte con criterio, si collocavano dei cunei di legno. Esso, bagnandosi, si gonfiava, aumentava di volume e spaccava la roccia. Un'altra teoria suggerisce che forse si accendevano grandi falò, facendo in modo che le rocce alla base raggiungessero temperature elevate. Si provocava poi uno shock termico, facendovi cadere grandi quantità d'acqua. La qualcosa rompeva la roccia e facilitava il lavoro di smantellamento. Altri tecnici e studiosi non apprezzano queste teorie e ritengono che l'acqua si usasse solo per lavare i materiali, lasciando agli operai il compito di scavare a mano. Lo studio è ancora in corso. In ogni caso, quel che è certo è che i romani fecero arrivare in queste cave grandi quantità di acqua tramite canalizzazioni ben progettate e costruite. Per far ciò fu necessario spostare importanti volumi d'acqua, cosa che si evince da varie gallerie come questa, che evidentemente serviva a far defluire l'acqua fuori dalla cava e dirigerla verso la valle. La forma curiosa di questa galleria era funzionale al progredire degli scavi. Man mano che la cava avanzava in profondità, si scavava una galleria a una certa altezza per far defluire l'acqua. All'aumentare della profondità della cava bisognava adattare la galleria o addirittura scavarne un'altra. Il risultato era una galleria dall'aspetto curioso, come quella che osserviamo qui. Nella cava di Covas si è conservato un buon numero di gallerie, dal cui studio è stato possibile risalire al metodo di estrazione. All'inizio dello scavo, il materiale veniva portato verso l'esterno. Ma con l'avanzamento dei lavori, la rimozione del materiale in verticale era sempre più difficile. Così furono scavate delle gallerie per estrarre il materiale in orizzontale. Poi, quando la cava è diventata ancora più profonda, si è deciso di costruire una grande galleria di estrazione che permetteva di trasportare il materiale fino a valle. Il luogo più adatto per l'installazione di impianti che consentissero la lavorazione del materiale. Questa galleria fu costruita per trasportare il materiale estratto dalla cava di Covas fino a valle. E come nella cava di Ribeirinha, anche in quella di Covas fu necessario far defluire l'acqua. La logica suggerirebbe che si costruisse questa galleria per il trasporto del materiale utilizzandola anche per drenare l'acqua. E così si fece. La progettazione della galleria fu condizionata dalla doppia funzione. Sul lato sinistro defluiva l'acqua, sul destro circolavano i carri carichi di materiale. Le loro tracce sono rimaste impresse a terra. In questo punto della galleria, probabilmente per rinforzarla, si costruì un pilastro, che è composto da grandi blocchi di granito. Osserviamoli con attenzione. Ci sono delle vistose cavità equidistanti su tutte le facce. Perché? Dal materiale estratto si ricavava roccia di quarzo e scisto.
L'oro vi è nascosto all'interno in particelle minuscole, praticamente invisibili. Per estrarle è necessario ridurre le rocce in sabbia, poi lavare quella sabbia e far depositare l'oro, come si faceva con i sedimenti fluviali. Per frantumare queste rocce, gli ingegneri romani escogitarono ingegnosi e potenti sistemi, molto probabilmente alimentati da energia idraulica. La base di tali sistemi erano blocchi di granito che, malgrado la loro durezza, erano consumati dal susseguirsi di colpi e dalla resistenza delle rocce da frantumare. Quando l'usura era eccessiva, i blocchi venivano girati per sfruttare l'altra faccia. Quelli che vediamo sono quei blocchi di granito. Scartati per l'usura di entrambe le facce, furono usati per erigere questo pilastro. Per secoli, gli abitanti del posto hanno usato questi blocchi come materiali da costruzione e possiamo vederli ancora oggi in case, monumenti e chiese dei paesi vicini. Date le enormi quantità di materiale estratto a Tres Minas, fu necessario costruire grandi impianti molitori, probabilmente alimentati ad acqua, e anche grandi impianti di lavaggio, i principali nella parte bassa della valle. Tres Minas, quindi, aveva bisogno di immense quantità di acqua. Per garantirne la fornitura, fu necessario farla arrivare da diversi fiumi e sorgenti, e costruire quindi una complessa rete di canali lunga diversi chilometri per farla arrivare fino ai siti di estrazione. Però non era importante solo che l'acqua arrivasse. Erano fondamentali anche il flusso e la forza con cui l'acqua raggiungeva ogni sito. Gli ingegneri romani sfruttarono bacini e depositi d'acqua al fine di regolare i flussi e l'energia idraulica. Come abbiamo visto, gli sforzi per portare grandi quantità d'acqua alle miniere furono notevoli, ma lo furono anche gli sforzi per far defluire l'acqua da lì. A una certa profondità, gli operai trovavano spesso una certa quantità d'acqua proveniente da infiltrazioni o dalla falda freatica. Quest'acqua ostacolava o impediva l'avanzamento dei lavori e quindi andava drenata verso l'esterno. Era una sfida nella sfida. Andiamo nell'odierna città di Irún, nella provincia di Guipúzcoa, Spagna del Nord. Irún è la città più popolosa della Baia di Chingudi, nome con cui gli abitanti locali chiamano il magnifico estuario del fiume Bidasoa. La posizione privilegiata ha fatto sì che nel corso dei secoli Irún restasse un importante snodo commerciale e logistico. Qui, nel 1969, furono scoperti importanti resti archeologici romani. Nel 92 comparvero addirittura i resti del porto romano. Studi successivi hanno confermato che appartenevano tutti all'antica città di Oyasso. Questo, nel 2006, ha portato all'apertura del bel Museo Romano di Oyasso. In tutta la provincia di Guipúzcoa c'è stata fino a tempi recenti un'intensa attività mineraria. Così come c'è stata in epoca romana. Le importanti strutture portuali di Oyasso e il fatto che la città si trovasse sulla strada romana proveniente da Tarraco
dipendono quasi sicuramente dalla fiorente attività mineraria. Tra i vari siti estrattivi nei pressi di Oyasso troviamo le miniere di Arditurri. È probabile che il complesso iniziò a essere sfruttato prima dei Romani, per poi continuare a esserlo in altre epoche, inclusa quella contemporanea, dato che gli scavi sono terminati nell'84. Da Arditurri si estraevano argento, piombo, ferro, zinco e fluorite. I numerosi resti di attività minerarie di tutte le epoche ci restituiscono un panorama straordinario. Il luogo, situato in una delle aree d'accesso al parco naturale di Ajaco Arria, è stato valorizzato a tal punto che è diventato un'imperdibile attrazione culturale e turistica. Ad Arditurri sono stati aperti al pubblico 800 metri di gallerie che permettono al visitatore di viaggiare indietro nel tempo. Lo sfruttamento del XIX e XX secolo ha distrutto gran parte della miniera romana, ma sono rimasti importanti resti di pozzi, rampe inclinate e gallerie di chiara origine romana. Siamo nella parte romana del sito di Arditurri e qui possiamo trovare un elemento caratteristico di alcune miniere romane, le cupole di torrefazione, l'operazione volta a eliminare la parte volatile dei minerali. Qui possiamo vedere la curiosa forma concava di una di esse. Con questa tecnica si riusciva ad avanzare nei successivi fronti di estrazione. Qui c'è un buon esempio. Vediamo le caratteristiche pareti lisce e le tracce di calcinazione. La torrefazione consisteva nel bruciare vicino ai filoni grandi quantità di legna. Il calore indeboliva e spaccava le rocce, facilitando il duro lavoro di frantumazione. La curiosa e caratteristica forma concava era data da questa tecnica. Questa è una galleria di prospezione. Tali gallerie si scavavano con pendenze molto ripide per cercare di localizzare le vene, vale a dire i filoni di minerale. Per colmare il dislivello, si intagliavano dei gradini alla base. Molte gallerie di prospezione, come questa, non diedero i frutti sperati. E si smise di scavarle. Ma molte altre, come questa, raggiunsero ricchi filoni. In questi casi,
I lavori proseguivano con l'apertura di una nuova galleria dall'esterno, allo scopo di portare il materiale fuori dalla miniera più comodamente. La finitura delle gallerie di accesso e trasporto di materiale, a differenza di quelle d'estrazione, era molto curata. Le pareti, infatti, si rifinivano meticolosamente a colpi di piccone e qui si vedono anche i fori per le lucerne. E poiché la galleria era destinata alla circolazione, il pavimento era mantenuto ben livellato. Possiamo anche apprezzare il canale di drenaggio. Stiamo scendendo nella parte visitabile più profonda della miniera di Arditurri, circa 15 metri sotto la galleria d'accesso principale. A queste profondità siamo al di sotto del fiume Oyartsun e le infiltrazioni d'acqua sono abbondanti e costanti. Malgrado ciò, queste gallerie non si allagano, cosa che ha sorpreso molto gli ingegneri moderni, che hanno cercato una spiegazione a questo mistero. Volevano sapere quale strano fenomeno facesse sparire l'acqua. Seguendo l'acqua, hanno trovato la risposta qui. Una galleria di drenaggio che i romani progettarono e costruirono per evacuare l'acqua da qui fino al fiume. Grazie alla galleria, gran parte della miniera, quella più fruttuosa, non si allagava e vi si poteva lavorare. Laggiù, dal rumore si evince la grande portata e la pressione raggiunta dall'acqua alla fine della galleria. Da più di 2000 anni, e ancora oggi, questa galleria lunga 425 metri continua a drenare l'acqua e a mantenere asciutta gran parte della miniera. Per secoli, la gente del posto ha creduto che l'acqua che ne fuoriusciva fosse una potente sorgente naturale sotterranea, senza sospettare che fosse opera dei romani, né che provenisse dalla miniera. Come abbiamo visto, grazie al funzionamento di questa straordinaria galleria di drenaggio, parte della miniera di Arditurri non è allagata, mentre tutto ciò che è al di sotto del livello della galleria lo è. Ma oggi, grazie all'utilizzo di moderni macchinari che pompano e fanno defluire l'acqua, la miniera di Arditurri può ancora essere sfruttata. Provate a immaginare la sorpresa degli odierni ingegneri quando hanno scoperto tracce di estrazione molto più in basso, almeno 25 metri più giù. Ci si chiede, ma come hanno fatto i romani? Come riuscirono i romani a sfruttare quella parte di miniera se era allagata? Per rispondere, ci spostiamo nel comune di Minas de Rio Tinto, nella provincia di Huelva, nel sud-ovest della Spagna. Il comune di Minas de Rio Tinto si trova in una zona geologica unica e imponente.
La sua ricchezza di minerali offre una miriade di colori, generando un paesaggio magico che potrebbe benissimo sembrare extraterrestre. Il comune prende il nome dal fiume che lo attraversa, il Rio Tinto, noto per il colore rossastro delle sue acque. La colorazione si deve ai minerali che si dissolvono attraversando questo insolito territorio. Questo è il museo minerario, uno dei punti di interesse del parco minerario di Rio Tinto. Qui, tramite una visita spettacolare e imperdibile, il visitatore può ripercorrere i 5.000 anni di storia mineraria di questo luogo, dall'età del rame ai giorni nostri. La moderna attività estrattiva di Rio Tinto è iniziata nel 1725. Nel XX secolo c'erano 16.000 lavoratori e 149 locomotive che portavano il minerale al porto di Huelva per spedirlo in Inghilterra. Nel giugno 1886 le attività estrattive a cielo aperto hanno permesso il ritrovamento di una misteriosa e sofisticata ruota di legno. Non era l'unica. Varie ruote simili sono emerse negli anni successivi. Talvolta nelle gallerie si trovavano i fori dove erano installate. Il museo di Huelva custodisce una di queste ruote. È un esemplare che si è conservato quasi intatto. Questa ruota è fatta interamente in legno, ad eccezione dell'asse, che è in bronzo. Ha un diametro di 4,20 m e 50 raggi e dispone di 25 secchi o cassette. Gli studiosi sono rimasti affascinati dall'abilità dei costruttori nella scelta dei diversi tipi di legno, dalla maestria nel taglio e dall'unione dei pezzi e dall'attenta numerazione usata per l'assemblaggio. La datazione al carbonio 14 colloca la ruota del museo di Huelva intorno al primo secolo avanti Cristo, confermando l'ipotesi della sua origine romana. Nell'area di Rio Tinto sono stati trovati i resti di più di 40 ruote. Studiando questi resti e i fori in cui erano collocate, si è dedotto che le ruote lavoravano in coppia. Disposte su diversi livelli e in modo scaglionato. Tutto sembra indicare che fossero mosse da uomini e che le loro cassette sollevassero acqua nei numerosi siti estrattivi del Rio Tinto dove i romani si procuravano rame e argento. Gli studi sono riusciti a documentare con precisione alcune delle impressionanti catene di elevazione composte da queste ruote. Una di queste raccoglieva acqua da un punto situato a 81 metri e mezzo di profondità e la portava in superficie tramite 22 livelli di norie doppie. Immaginiamo i lavori di ingegneria necessari per aprire i fori, montarvi le ruote all'interno e farle funzionare tramite forza umana. Formidabili e ingegnosi sistemi meccanici che senza dubbio dovevano funzionare di continuo per garantire che le miniere non si allagassero. La noria, o ruota a secchi, fu molto utilizzata nelle miniere. Sono state trovate norie nelle grandi miniere della parte meridionale della penisola iberica, così come nelle miniere romane della Romania e del Galles. E sappiamo che esse non erano l'unica soluzione.
Nelle miniere di galena argentifera, cioè solfuro di piombo di Santa Barbara a Posadas, provincia spagnola di Cordova, è stata scoperta una galleria di 300 metri e 30 gradi di inclinazione, dotata in parte di una batteria scaglionata di 4 viti di Archimede. Nella cava Emilia, nella provincia di Murcia, e nelle miniere di Sotiel, nella provincia di Huelva, sono state trovate pompe prementi a 2 cilindri. Macchine costruite in modo impeccabile, di norma realizzate in bronzo fuso, i cui pistoni e cilindri, ben puliti e regolati, spingevano l'acqua mediante l'azionamento di una leva. Ed è questa, senza dubbio, la risposta a una domanda interessante. Come hanno potuto i romani sfruttare la miniera di Arditurri al di sotto del livello del canale di drenaggio? Gli ingegneri romani devono aver progettato e costruito uno o più sistemi di drenaggio per poter avanzare al di sotto del livello di inondazione. Come abbiamo visto, la progettazione dei complessi minerari sotterranei era un compito tremendamente complesso per gli ingegneri romani. Ma ci sono dei fattori molto importanti ancora da trattare. Per capire di cosa parliamo, andiamo nel comune di Arboleas, a 100 km dalla città spagnola di Almeria. Arboleas conta circa 6.000 abitanti ed è uno dei pochi comuni della splendida valle dell'Almanzora che riesce a crescere grazie a una vincente strategia per il futuro. Tassello fondamentale di tale strategia è la valorizzazione delle miniere romane. Siamo ad Arboleas, che sta aprendo al pubblico la miniera romana dell'Espejuelo. Qui possiamo vedere cosa attirò i romani in questo luogo. La selenite. I romani apprezzavano molto questi grandi cristalli di gesso. Li chiamavano lapides specularis. Li usavano principalmente per i vetri delle finestre. In questo punto possiamo ammirare la tecnica usata per estrarli, osservando i colpi di scalpello originali dell'epoca. I minatori tagliavano la roccia che circondava i cristalli con colpi precisi, aumentando il numero di colpi nei punti chiave. Una volta esposto il cristallo, colpivano i lati per rimuoverlo. I minatori romani hanno svuotato queste miniere senza lasciare quasi nulla. Hanno lasciato soltanto i cristalli inservibili, come questi, dietro ai quali c'è la roccia. Qui c'è ancora una grande quantità di selenite che non è stata estratta. Perché? Rispondere a questa domanda è il motivo che ci ha condotti qui. La presenza di questo grosso pezzo di selenite ci fa capire che è stato lasciato per un motivo molto importante. Questo pezzo sostiene la volta della cavità. Senza, gran parte del soffitto crollerebbe. Senza quei meticolosi controlli, la vita degli operai sarebbe stata in pericolo. Il lapis specularis era quello di migliore qualità e qui i giacimenti erano i più produttivi. Per farci un'idea più precisa delle quantità, andiamo nel comune di Osa de la Vega, nella provincia di Cuenca, al centro della penisola iberica.
Qui, nel comune di Osa de la Vega, è stata aperta al pubblico la miniera de la Condenada. Il percorso della miniera è labirintico, ma perfettamente calcolato. Finora sono stati scoperti 3 livelli di estrazione, collegati tramite pozzi interni o una serie di gradini. Ci sono anche gallerie e rampe che collegano i diversi livelli. I cristalli estratti dalle miniere venivano segati e ridotti in blocchi di dimensioni specifiche per essere smerciati a livello industriale. Formandosi per natura in strati sottili, i cristalli potevano essere facilmente sfaldati in lastre di diverso spessore con abili colpi laterali. Gli studiosi sono ancora stupiti, perché in queste miniere le rocce da rompere e perforare sono molto dure. I minatori specializzati di oggi, con strumenti moderni, impiegano quasi un mese per avanzare poco più di 10 metri. Le moderne punte di diamante ne escono letteralmente bruciate. E le dimensioni delle miniere hanno superato ogni aspettativa, raggiungendo un'estensione complessiva di almeno 150 km di diametro. Come riuscirono i minatori romani a perforare con strumenti di ferro chilometri e chilometri di durissima roccia? Questo è veramente sbalorditivo. Le quantità prodotte da questo sito in epoca romana erano colossali. Le gallerie minerarie circondavano una città che gestiva tutto questo commercio. Segobriga. La visita a Segobriga è un affascinante viaggio indietro nel tempo. I resti confermano la sua grandezza e l'importanza del commercio di lapis specularis nel suo territorio. Abbiamo iniziato da poco a studiare le miniere romane e ciò che abbiamo scoperto ci ha lasciati sorpresi e meravigliati. Per l'ingegno, per la tecnologia impiegata, per gli sforzi investiti e per le dimensioni raggiunte. Eppure, c'è un'attività mineraria romana che va oltre ogni immaginazione. Parliamo delle miniere d'oro di Las Medulas, nella provincia di León, nella Spagna settentrionale. Se ricordate, nella miniera di Filiel, il fiume Duerna aveva accumulato in una parte del suo percorso sedimenti ricchi di oro. L'estrazione dei sedimenti è stata piuttosto laboriosa. Ci sono depositi di materiali auriferi posti a vari metri di altezza e a vari chilometri di lunghezza. Qualcosa di simile è accaduto qui milioni di anni fa. Un grande fiume, o forse vari, hanno depositato molti sedimenti auriferi. Ma le vicissitudini geologiche hanno fatto sì che tali sedimenti si accumulassero in una serie di strati sovrapposti, raggiungendo spessori e volumi enormi.
Quando i Romani arrivarono qui, si trovarono di fronte a ciò. Grandi montagne formate da enormi quantità di sedimenti ricchi d'oro. Un luogo da cui estrarre tonnellate del prezioso metallo. Ma la sfida era imponente, perché come si potevano demolire intere montagne? Gli ingegneri romani raccolsero la sfida e idearono un piano così ingegnoso e ambizioso da rasentare l'impossibile. Un piano colossale. Prima di tutto, l'area andava disboscata. Poi bisognava sgretolare tutte le montagne contenenti oro, iniziando dalle più basse, per poi avanzare verso le più alte. Le montagne furono perforate in punti strategici, creando una rete interna di gallerie. Una rete appositamente progettata per indebolire la montagna. Mentre si perforava la rete di gallerie, si costruivano depositi per raccogliere enormi quantità d'acqua in siti sopraelevati. Per riempirli servivano ricche fonti idriche, quali fiumi e torrenti situati ad altezze superiori. Ciò costrinse gli ingegneri a prendere l'acqua a molti chilometri di distanza. A tale scopo si costruirono vari canali di lungo percorso. Completata la rete di gallerie, i depositi venivano riempiti e subito svuotati, liberando così un'enorme quantità d'acqua. Il volume e l'alta velocità dotavano l'acqua di una grande energia distruttiva, che finiva per causare una tremenda erosione e pressione all'interno della montagna. Tutto era perfettamente calcolato perché il rilievo collassasse. Con la montagna letteralmente sgretolata, si poteva convogliare la Ganga, la terra aurifera, verso i canali di lavaggio, sempre utilizzando grandi quantità d'acqua controllate dai canali e dai depositi. Una volta estratto l'oro, gli scarti si accumulavano in vaste aree che occupavano intere valli, cosa che diede luogo alla creazione di un lago artificiale. Con la stessa tecnica, in seguito, si demolivano i settori adiacenti. Terminate le montagne dello stesso livello, si passava a quelle del livello successivo. L'acqua doveva raggiungere altezze sempre più elevate e per portarcela servivano nuove fonti sempre più lontane. Così la rete dei canali si ampliava e si faceva sempre più lunga. Lo sfruttamento di Las Medulas durò più di un secolo e coinvolse migliaia di uomini. Oggi sappiamo che si rimossero circa 500 milioni di metri cubi di materiale. Tutta questa attività cambiò radicalmente il paesaggio. Oggi Las Medulas è una meraviglia, riconosciuta come patrimonio dell'umanità. Un simbolo della caparbietà, dell'ostinazione e dello spirito di sacrificio dell'essere umano. Visitarne le gallerie e le cavità è un'esperienza straordinaria. E quando si comprendono appieno l'opera ingegneristica e gli sforzi colossali che sono stati investiti, il fascino e lo stupore si trasformano in estrema ammirazione, perché capiamo ciò che vediamo. Gli alvei dei canali sono rimasti visibili nel territorio. È grazie a loro se capiamo che alcune fonti d'acqua si trovavano a più di 140 chilometri di distanza, che le pendenze di questi canali restano costanti e che la loro lunghezza complessiva
superava i 650 chilometri. Las Medulas è considerato il più grande sito minerario dell'antichità, ma a est c'è un luogo che rivaleggia in magnificenza. Nel comune di Villa Gatón, a sud di Monte Alegre, i ricercatori stanno scavando una spettacolare galleria mineraria romana lunga 140 metri, accuratamente rifinita. Gli studi suggeriscono che tale galleria faccia parte di un complesso minerario situato nella Sierra del Teleno. Un complesso gigantesco, progettato nella sua interezza, al quale apparterrebbe anche il sito di Filiella. Se ciò fosse confermato, potrebbe superare quello di Las Medulas, sia per materiale processato che per oro estratto, mettendoci di nuovo di fronte a qualcosa di inconcepibile e inimmaginabile. Anche questo episodio è giunto alla fine. Abbiamo compreso l'importanza dell'attività mineraria per il commercio e la prosperità dell'impero. Abbiamo visto le colossali dimensioni raggiunte da molti dei suoi siti estrattivi, gli immensi sforzi e l'enorme mole di lavoro umano che furono investiti in queste attività. Abbiamo visto parte dei processi necessari per frantumare, lavare ed estrarre i minerali. E il lavoro di ingegneria topografica e idraulica, funzionale alla pianificazione delle operazioni minerarie e alla costruzione di canali per il trasporto e il drenaggio idrico.